Sgarbi nuovamente a Vieste, cosa ha trovato di diverso quest'anno? Ho trovato più belle del solito le luminarie, che sono la ragione per cui rispetto a Polignano mi era piaciuta molto la prima, la seconda, la terza, forse questa è la quarta volta che vengo al libro possibile. Ha avuto occasione di guardare l'opera d'arte qui alle sue spalle, le mani giunte che sono state messe? Ne ho interviste, sì. Chi le ha messe? È il Comune. Sì, ma chi è l'autore? Queen? Queen. Vabbè. E fare a 50 anni. Dovevo fare le mani giunte e pregarlo di non fare le mani giunte. Veramente è uno dei più bei musei della Puglia, nel senso che hanno speso poco, ma hanno esposto per onorarlo le opere del farmacista Sansone, che le teneva nella sua farmacia, dove fu fatto un vincolo nel 90. Quindi io ho visto il cartellone che avevo fatto mettere io, che diceva che il museo archeologico era dentro la farmacia, tant'è che nel museo hanno ridisegnato le vetrine della farmacia in modo molto elegante e anche molto efficace. Veramente un museo formidabile ed è il frutto di una passione per l'archeologia che spesso confina con, diciamo, le opere di ricettazione, le opere prese, ma lui evidentemente in tempi lontani trovò queste opere, fece scavi ed è stato poi controllato dal governo con un vincolo che ha poi fatto partire l'impresa del museo grazie all'impegno del prefetto di Venezia, che fu sindaco di Mattinata, che si chiama Michele Di Bari. E quindi Michele Di Bari ha voluto molto questo museo e devo dire che io, che sono sempre uno spirito critico rispetto alle soluzioni degli architetti, ho trovato che il museo è perfettamente godibile, con un'idea di una salita che richiama il Guggenheim e poi prontamente il percorso in vetrine molto limpide e con il deposito delle opere esposte invece che tenute in magazzino. Insomma, veramente una felice sorpresa, per cui sono contento di aver accettato l'invito per inaugurarlo. La fruibilità dei nostri musei, siamo in estate e il nostro paese è pieno di turisti, qual è la situazione? Ma adesso i musei hanno un impegno crescente e anche la necessità di personale che li tenga aperti e li vigili. Credo che, come nel caso di quello che è oggi, sarebbe interessante stabilire un rapporto quasi obbligatorio fra quelli che vanno nei tanti ristoranti di un luogo di vacanza e i musei, in cui invece della mancia o in corrispettivo della mancia ci fosse un biglietto del museo. Tra l'altro, uno dei luoghi dove ho mangiato oggi è un ristorante che appartiene alla famiglia della collezione, per cui ho detto loro, quando uno paga il conto gli date il biglietto, perché sappia che... Quindi creare una interazione fra il momento del piacere e il momento della bellezza, attraverso, quindi credo che si possa fare in Puglia i musei da Copertino a Ignazia sono non sempre gradevoli come quello che hanno fatto a Mattinata, ma sono dei luoghi in cui uno può portare un po' del suo tempo durante una giornata passata dopo essere stati al mare. Quindi... E della salute del governo che ci dice? Ma vedo che la Meloni fa soprattutto politica estera. Noi qui abbiamo una situazione non facile da affrontare, perché molti ministri non hanno un profilo particolarmente, diciamo, competente e quindi possono fare degli errori. L'errore chiave di questo momento è la vicenda della Santanchè, che non riguarda la sua attività di ministro, ma è certo che se ci sono dei dubbi occorrerebbe che chi rappresenta il pubblico fosse immacolato, e se invece ha delle macchie nascono i sospetti poi possono portare a esiti anche sgradevoli. Tangentopoli in fondo è nata così. Ora, mi pare che quello che è capitato fin qui sia sicuramente sgradevole, ma per quello che riguarda la Santanchè da chiarire nel rapporto fra attività privata e attività di ministro. Se non c'è un conflitto fra le due funzioni, lei naturalmente dovrà giustificare le accuse che le vengono. E dall'altra parte il caso del figlio di La Russa, che è molto sgradevole, ma certo i padri non possono essere responsabili di quello che fanno i figli, quindi sono due episodi su cui occorre tenere desta la mente, insomma, perché possono essere controllati e risolti e possono invece corrispondere a un momento di crisi che il Presidente del Consiglio dovrà valutare, considerare e risolvere.